Ben ritrovati al Notes di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme, come di consueto, agli appuntamenti dei prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi che domenica 3 aprile a Treviso torna la manifestazione Borgo Cavour in fiore, mostra mercato dedicata al florovivaismo e agli articoli per il giardino. Via San Liberale sarà la via del gusto con prodotti a chilometro zero e le specialità gastronomiche regionali. In via Canova vi aspetta invece l'artigianato e lungo viale Dalviano la fiera motori con tutte le novità delle concessionarie trevigiane. Vi aspettiamo dunque a Treviso domenica 3 aprile tra i profumi della primavera. Proseguo segnalandovi la mostra Tra i maestri del vero, Luigi Cima, un progetto espositivo con l'organizzazione dell'amministrazione comunale di Borgo Valbelluna in collaborazione con l'associazione Art Dolomites. La mostra, fino al 5 giugno, si svolge in tre sedi: a Mel, presso il Palazzo delle Contesse, con l'esposizione pittorica; a Trichiana, con la sala Tina Merlin e la mostra fotografica di Walter Argente e Dario Tonet sui paesaggi dipinti dal Cima visti 100 anni dopo; e infine a Lentiai, nel nuovo oratorio, con l'esposizione dell'archivio storico personale del pittore e con la sezione di arte sacra. Oggi inizia il mese di aprile. Aprile è il quarto mese dell'anno in base al calendario gregoriano. Secondo alcune interpretazioni il nome deriva dall'etrusco apro, a sua volta dal greco Afrodite, dea dell'amore, a cui era dedicato appunto il mese di aprile. Secondo altre teorie il nome deriva invece dal latino aperire, cioè aprire, per indicare il mese in cui si schiudono piante e fiori. La traduzione in inglese April è usata anche come nome proprio di persona. Non abbiate paura della bontà e neanche della tenerezza, Papa Francesco. La curiosità del territorio di oggi ci porta a conoscere una Venezia segreta. Discreta e lontana dagli itinerari classici, tra questi c'è la chiesa di San Sebastiano, vero e proprio mausoleo di Paolo Veronese, che qui tra l'altro è sepolto. In questo luogo si celebra la passione per il colore di questo pittore che l'arte veneta ha reso celebre in tutto il mondo. Addirittura si occupò di dipingere la cassa dell'organo Moscatelli del 1762 con una tastiera a 15 registri. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.